Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città. Buon lunedì 26 aprile, una bellissima giornata di sole in questo momento a Torino. Tra poco vedremo la situazione nel corso del resto della giornata. Intanto ascoltiamo come sempre le notizie di viabilità e lo facciamo collegandoci con Walter Gerbi dalla centrale operativa dei Vigili Urbani. Walter. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon lunedì 26 aprile, le notizie di oggi. Autogru in via Nicola Fabrizi all'altezza della via Domodossola, rallentamenti in via Cignacolo, via Valprato, divieto di transito in via Giolitti tra via San Francesco da Paola e via Bugino dalle 21 alle 23 per lavori edili con autogru. Presidio sindacale CGL in piazza Castello, dalle ore 10 chiuso il traffico al sottopasso ferroviario di via Don Bosco in corrispondenza del corso Principe Oddone per dare inizio alle attività di demolizione. Chiusura prevista circa 2 settimane. Durante i lavori sarà garantito il passaggio pedonale e le linee di trasporto pubblico non subiranno modifiche di percorso. Presidio corteo ditta Agis di Santena da Corso Traiano, angolo Corso Caio Pligno, alla porta 5 di Fiat Mirafiori, Corso Agnelli 200, nella mattinata. È tutto, buona giornata. Bene, grazie Walter per le notizie di viabilità. Noi passiamo a vedere la situazione del tempo. Come vi dicevo prima, una bella giornata. Questa mattina a Torino abbiamo un bel sole, anche abbastanza caldo. Le temperature sono intorno ai 20 gradi in questo momento in città. Abbiamo anche una leggera brezza che spira da nord e nord-ovest, con raffiche nell'ultima ora intorno ai 12 km orari. Questo che cosa ci porterà? Una giornata di sole decisamente, temperature molto piacevoli, saremo anche nell'ordine dei 25 gradi di massima, però come sempre succede in primavera rischio pioggia dietro l'angolo, la possibilità infatti che questa sera a partire dalle 20 e dalle 21 circa ci sia pioggia e anche a carattere temporalesco, quindi se dovete uscire questa sera ricordatevi l'ombrello, non si sa mai. Passiamo a vedere quelli che sono gli appuntamenti istituzionali previsti per quest'oggi. Vi segnalo che il sindaco è, come avevamo anticipato la scorsa settimana, è in Brasile per una missione per conto dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Quest'oggi alle 12, come tutti i lunedì, ci sarà il Consiglio Comunale. Vi segnalo che stiamo entrando in una settimana abbastanza delicata dal punto di vista delle riunioni del Consiglio Comunale, perché è in fase di approvazione il bilancio, quindi da qui alla giornata di venerdì ci saranno praticamente sessioni quotidiane del Consiglio Comunale. Ovviamente vi terremo aggiornati, potete ovviamente seguire ciascuna di queste sessioni in diretta web a partire dalla nostra home page. Passando invece alle notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che trovate in formato PDF a partire dall'home page tutti i giorni, vi segnaliamo un paio di articoli tratti dall'edizione pubblicata venerdì pomeriggio. Si tratta per prima cosa delle panchine in piazza San Carlo. Come avrete forse notato, nei giorni scorsi sono scomparse da piazza Castello le panchine per poi ricomparire ricollocate vicino alla fontana. Ebbene, è il turno di quelle di piazza San Carlo, che sono state tolte dalla piazza per essere restaurate, saranno riportate in piazza nei primi giorni di maggio, dopo la messa celebrata dal Papa Benedetto XVI il 2 di maggio. Saranno ancorate al suolo e torneranno ad abbellire la piazza. Su Torino Click poi trovate alcuni dettagli sul allestimento dei ponti cittadini nel corso dei prossimi giorni. L'altra notizia invece riguarda un nuovo servizio di alcune farmacie comunali, un servizio sperimentale, un servizio di punti di ascolto dedicato agli anziani, soprattutto per dare informazioni, orientamento e l'accompagnamento sui servizi utili alla terza età, un punto di ascolto che trovate in 8 farmacie comunali per il momento. Saranno aperti alternativamente tutti i giorni, ma o al mattino o al pomeriggio a seconda delle esigenze della cittadinanza. Su Torino Click trovate gli orari di riferimento per questi punti di ascolto. Vi segnalo soltanto le farmacie, che sono quella di via Lanzo, via Negarville, Corso Corsica, via Cimabue, via Filadelfia, via Farinelli, via degli Abeti e via 20 Settembre. Passiamo alle notizie dal web della città, andiamo a vedere la notizia scelta per voi quest'oggi a partire dalla nostra prima pagina. Si tratta della notizia relativa ai volontari per i giovani per Torino, che cercano 50 volontari dai 16 ai 30 anni per collaborare allo Student Performing Festival, una manifestazione dedicata alla creatività dei giovani studenti. Sarà una manifestazione che si svolge dal 7 al 10 maggio qui a Torino. L'incontro formativo per chi è interessato a partecipare lunedì prossimo 3 maggio alle 17 presso la Sala Colonne di Palazzo Civico. Tutti i dettagli a partire da questa notizia. Diamo un'occhiata al traffico in città, andiamo a vedere la situazione della viabilità, lo facciamo con le telecamere del consorzio 5T. Qui siamo in Corso Agnelli in direzione di Corso Cosenza Ovest, come vedete
la situazione è abbastanza complicata questa mattina sull'asse di Corso Cosenza. Via Gudio, situazione abbastanza complicata anche qui, un po' di attesa al semaforo nella carreggiata di sinistra, come state vedendo in questo momento. Qui invece siamo a Rondò della Forca in direzione Via Cigna, abbiamo un po' di auto in coda che risalgono Via Cigna verso Corso Regina Margherita, nessun problema invece per andare verso la Dora, come potete vedere. Infine, Corso Turati, angolo Corso Somme, dietro stazione Porta Nuova, situazione un po' complicata in uscita dal quartiere della Crocetta, ma di fatto abbastanza scorrevole. Bene, grazie allora per averci seguito anche questa mattina. Io ringrazio Mario Parena per la messa in onda del giornale e vi auguro una buona e serena giornata.